guarda lì, non là sopra, mi raccomando. È il tuo video questo, Sì. Quindi introduci tu. Ok. Buongiorno, buonasera. Marco PT in compagnia di Domingo Poliandri. Breve commentario sulla nostra gara di powerlifting completa, SBD. Mi raccomando, l'obiettivo. Con la FIAP. Sto guardando il tuo cazzo di obiettivo, Domingo. Ah, Domingo si presta gentilmente a offrirmi la sua preziosissima tecnologia cinematografica per consentirmi. Specifichiamo che tutti i video che escono sul tuo canale di una certa fattura sono scritti, sceneggiati, interpretati dal sottoscritto? Io non conto un cazzo. Cioè, ogni cosa che avviene di positivo nel mondo è solo merito suo. Cioè, se Putin domani ritira le truppe, è stato lui che l'ha chiamato. Vladimir, sono Domingo. Ah, Domingo! Quindi, precisato questo, io ringrazio il qui presente powerlifter, nonché influencer, nonché motherfucker, di consentirmi questa intervista. Beh, questo video parlerà del tuo trascorso con la droga che sì, la droga, magari. Allora, questo video vorrebbe trattare di uno shift che ho fatto in seno alla mia programmazione. Allora, purtroppo il metodo bulgaro è un metodo efficacissimo, ma altrettanto esigente. Una volta raggiunto da parte mia il livello di condizionamento di 2 sessioni al giorno, avrei dovuto passare a 3 o più sessioni. Mi era impossibile, quindi piuttosto che fare un bulgaro azzoppato, ho preferito un surrogato dignitoso che però mi consentisse di riprendere ad avere progressi. In buona sostanza. Ha bevuto 2 bicchieri di moscato, 2 bicchieri di moscato, non di vodka liscia, 2 bicchieri di moscato, e il solo neurone che aveva, poverino, lì che annaspa nell'alcol. Prego, continui pure. No, dicevo, lei è passato dal bulgaro al kazako, giusto? Non è il metodo kazako originale, io non lo conosco in dettaglio, per sommi capi è riconducibile quel tipo di approccio lì. Io non sono depositario di sapienza tecnica di Astana o di Ilya Lilin. Ah, di... ci tengo a precisare che non c'è la vodka nello shaker come metti sempre tu, eh? Sì, sono certo. Proteine. Sì, deve farsi il bicchierozzo di proteine per cercare di appianare i livelli alcolici. Un uomo distrutto, cioè, un uomo distrutto con un bicchiere di vino. Allora, il video di oggi vuole parlare del resoconto della gara e del perché Marco è improvvisamente migliorato. Sì. Che bombe hai preso, Marco? Dici. No, magari, purtroppo sono sempre natural. Non ho preso nulla se non i miei soliti integratori come le proteine vegane, tra l'altro. Uh-huh. No, è successo che ho dovuto procurarmi del volume compresso, ho dovuto quindi ibridare il programma con degli innesti a serie. Quindi... innesti cipernetici, cosa no, sei? Nel Robocop. Senso, ho dovuto arricchire il programma di serie anziché focalizzarmi solo sulle singole, perché le serie tu sono molto buone. Hai arricchito solamente il tuo personal consulente. Allora, vi posso dire una cosa, la gara che feci la volta prima, 2 anni fa, fu abbastanza simile come totale, quest'anno sono più forte, di 20 kg in più, ma la scorsa gara ero uscito comunque fresco, pimpante, ero molto condizionato, dopo la gara di ieri ero veramente frantumato. È normale, il tuo livello è salito, il tuo sistema nervoso adesso non regge con gli anni. Ho perso il condizionamento, cioè la mia armatura fatta di massimali... Il cavaliere adesso è arrivato. È caduta e adesso mi alleno un po' come fanno tutti, quindi volume, giorni di recupero più... Ti alleni come le persone dovrebbero fare, che ti dicevo da anni. Purtroppo sì, sono diventato un comune mortale, però ho dovuto fare questa scelta per continuare ad avere progressi, visto che non riuscivo a seguire in modo fedele la strada. Diciamo alla videocamera che il fatto che hai gareggiato è perché io ti ho spinto e sì. Tu mi dicevi no, sono vecchio, no, sono powerlifter, sono portato tutta la lavagna per un mese. Preparare una gara a me non costa nulla, semplicemente non volevo fare una gara di powerlifting perché io conosco powerlifter veramente forti e io non sono tra questi, quindi cimentarmi in un contesto simile. Però è una gara a un livello accessibile a te perché era Master 1. Però Domingo mi ha detto quest'anno la FIAP valorizza anche i 14 come te che sei un quarantenne scoppiato e quindi puoi anche magari fare un podio. Poi mi ha convinto dicendo... Ma anche vincere volendo. Sì, ma convinto dicendo che addirittura potevo puntare anche a un terzo posto, roba così. Io ho detto, ma sì, sai che c'è greggio per la FIAP, che è una federazione giovane e che comunque deve affermarsi. E comunque sono tutti ex FPL, quindi il regolamento è sì, molto. Ex FPL, regolamento è finito di rompere il cazzo, questa tosse. E c'ho minchia, c'ho 2 giorni che rantoli. Quando con tossisco non parlare, perché poi nell'editing non posso tagliare. No, ma c'è il sistema immunitario di Freddie Mercury. Non c'entra, c'ho il palato che mi è all'otorino la ringoiatra. Mi ha visitato, ha detto che mi è calato il palato. 3 giorni di vita, dai. No, è calato il palato, va bene. Comunque. Hai detto devi tagliare l'ugola. Sì, l'ugola.
perché sennò mi tocca il palato e mi fa la saliva. Dico, tossire, ma non perché c'ho il broncopolmonite. Ma sai che è una delle storie meno interessanti che ho mai ascoltato in vita mia. Comunque, ha ragione Poliandri, è un contesto più adatto, ecco, ad atleti. Ai vecchi. Comunque, la gara si svolgeva così. C'erano delle categorie, meno 93, più 83, meno 90, 105. Dato che c'erano pochi iscritti, cioè Marco praticamente vinceva a tavolino, hanno accorpato tutte le categorie sopra la 83, hanno fatto una macro categoria. Ovviamente, essendo tutte le categorie di peso diverse, hanno preso il punteggio IPF Points. Quindi il più forte Master 1 sopra la 83 a rapporto peso-potenza faceva podio. In questo caso io ho totalizzato 97,7 punti e Marco mi pare intorno agli 80. 80. Sì, IPF 70, Points? Sì, 80, quindi 10, ti ho battuto 17 punti, è tanto. Però c'è da dire che Marco ha battuto tutti, ok? Quindi con 642,5 kg hai superato il terzo che ti voleva prendere il posto, che ha fatto, mi pare, 2 punti meno di te. Allora, se gareggia uno stricciatolo così, tutti gli altri vanno per il secondo posto. Io me la giocavo in realtà con un altro. Quindi Marco, nella 105, ha vinto praticamente il primo. Sì, nella macro categoria ha perso, ovviamente, ma ha perso contro chi? Contro me. Non è che hai perso contro l'ultimo coglione. No. E contro un natural, tra l'altro. No, beh, chiaramente... Scusa Marco. No, figura, allero. Nel mio video, almeno nel mio video taglia queste cose. No, alcolizzato. Vuoi che taglio qui? Alcolizzato. Fai farla bene alcolizzato per una volta, dai. Per una volta, ogni volta che bevi è uno spettacolo indecoroso, però va bene. Vabbè dai, con te, continui, sei greggio. No, dico, il mio reale concorrente era un ragazzo del mio peso, della mia stazza. E ce la siamo giocata punto a punto su tutte le alzate. In squat abbiamo fatto pari, in panca l'ho superato di poco, in stacco mi sono abbastanza distanziato di una decina di chili, però la mia vera gara era contro questo ragazzo qua. Poi qua invece Master Power non ha lasciato nulla agli altri, ha fatto una gara peraltro secondo me molto ben condotta, ha fatto un grande stacco da terra. La mia vita sul totale. Sì, sul totale, boh, non lo so. Poi... 7,28 non ho mai fatto in vita mia. 7,28 mai fatto. 7,28, il mio massimo è stato 7, no, però devo dire la verità, quando facevo i massimali giornalieri, ma feci un video in cui feci 7,35 effettivamente. Sì, ma infatti il bulgaro miglior totale in gara. Il bulgaro funziona, bisogna però starci dietro. Se tra un rantolo e l'altro mi fa continuare. Viene a ridere. Bulgaro, fantastico, è l'eccellenza assoluta, bisogna saperlo. Infatti l'hai mollato. Non riuscivo a tenerlo, certo. Non riuscivo. Ho fatto un surrogato dalle fasi iniziali del insomma, bulgaro. Insomma, i massimali che hai fatto in gara sono grazie a cosa? A me, che ti ho assistito, chiamato le chiamate perfette, o al bulgaro? Ma quando c'è un... quando si fa un buon risultato in gara, spesso è un risultato corale, è un risultato di un'equipe. Cioè vuol dire che molte persone hanno... le chiamate sue erano azzeccate, la sua assistenza tecnica è stata come sempre preziosa, perché parliamo comunque di un powerlifter d'elite. Qui io ci ho messo l'allenamento, ci ho messo gli integratori, la dieta, sono arrivato bello pieno, ero 104,6, quindi ho riempito bene la categoria, non ero 102 come la gara prima, con una concomitanza, ecco, di fattori. Se vi piace powerlifting, se vi piace in generale il mondo dei pesi, cimentatevi nell'agonismo. Il pubblico che ti conosce vuole sapere se Marco è umano, se trasmette emozioni, cosa hai provato a essere sul podio? Vi racconto questa. Quando lui sbagliò la seconda prova di panca, io gli feci assistenza in pedana e lui riuscì a imbroccare la terza prova di panca. In stacco stessa roba, ha fatto un secondo stacco bruttarello col bilanciere che si inghiozzava. In terza prova ha caricato 10 kg in più, c'ero io a dargli l'assistenza tecnica, a dargli un occhio, insomma, ecco, tecnica. E ha imbroccato 2,95, che poi vedrete nei suoi video. Sì, no, in teoria quando è uscito questo video l'hanno già visti. Che avete già visto nel video pubblicato da qui presente. Che devastato, devastato. Cioè, nel mio canale arrivi ridotto a merda così, cazzo, ma ti manca il cartoccio con la bottiglia dentro. Ma sei tu che mi fai bere il Moscato, Marco. Era in casa tua quel cazzo di vino, era in io casa lo tua. So, mi ha detto, io prima di bere, io prima di fare il video devo bere, come sempre. Ha fatto bene a me il Moscato. E sono cascato proprio. No, l'ho bevuto anch'io, ma io ho un fegato funzionante e riesco a metabolizzare la tossina dell'alcol. E non è un invito per la verità, nessuno Marco, a bere. Che tu bevi regolarmente a casa
e hai una, un alto tasso alcolico nel sangue, per cui sei abituato. No, io bevo anche fuori casa, scherzo, non è vero. Io bevo pochissimo, e vi esorto a contenere. Ma in realtà abbiamo fatto partita a Tekken, chi perde paga, paga bevendo. Il bello è che ha perso lui, non so perché sono ubriaco io, quel problema. Allora, per quanto riguarda, dicevo, il sistema che ho utilizzato è un sistema che comunque ha una alta frequenza di massimali lungo la settimana. Questi massimali però hanno in coda dei protocolli volumetrici che compensano la mancata frequenza. Mi è un po' stato scomodo all'inizio questo sistema, io ero abituato ad allenarmi due volte al giorno, allenarmi anche per due ore di fila la mattina, poi nel pomeriggio e nella sera non allenarmi mi sembrava di... Non è fattibile per la persona media che lavora. Cioè mi sentivo un fannullone, ecco. Cioè la casalinga di Voghera non può fare il bulgaro. No, ma due sessioni a settimana, due sessioni al giorno io le tengo. Anche la casalinga di Voghera? No, appunto, io se sto sulle 14 a settimana ho dei progressi. Negli ultimi purtroppo anni stavo tra le 10 e le 11, ho avuto uno stallo molto lungo, ho spremuto finché potevo questa cosa, poi mi sono rassegnato a fare come fanno tutti quanti, un sistema ibrido in cui hai delle serie assieme a delle singole. E questa è la fine di Marco PT. Piace? Abbandonate il mio canale. No! Non guardate più i miei video, ho tradito la Bulgaria, che mal me ne incolga. Ma in realtà Marco, tu non hai mai fatto il vero bulgaro, perché il bulgaro non nasce per il powerlifting. Nessuno fa il vero bulgaro. Il vero bulgaro è stare in palestra dalla mattina alla sera e fare tutto il giorno allenamento, seguiti da tecnici di primo ordine, coadiuvati da terapie antinfortunistiche, da massaggi e quant'altro. Io non sono il portabandiera di nessuno. Io ho preso delle idee e ci ho elaborato il mio programma. Scusa, che rido a caso. Bene, riso fa buon sangue. Scusate ragazzi. Ah, per gli hater di Domingo, fatelo bere. I vari personaggi che lo vogliono morto, distrutto, finito. Sapete, come San Bernardo. Quella fiaschetta. Schifo, cazzo. Sì, sì, un bel San Bernardo con la fiaschetta di cognac che lo fate bere, è finito. No, guarda. Non shitstorm, no, alcol. Io facevo così, quando ero ubriaco. Oggi invece. No, recitavo la parte del serio, così. Non sono ubriaco. Possiamo procedere. Procediamo. Questo è un resoconto che spero esauriente, nonostante. Raccontaci un po' delle emozioni che hai provato in pedana. Sì, sì. Col podio. Cosa hai provato? Al pubblico, che lo vuoi sapere. Che dice che tu sei una persona un po' troppo robotica. Fare un secondo posto a una Coppa Italia mi ha fatto piacere. Una volta tanto non ero relegato in mezzo a. Marco, agli non ultimi. Parlare sempre con una macchina. Allora, stare sul podio mi ha fatto piacere. Ho provato quel brivido della TV. No, la verità è che non provo nulla. Non mi interessa. Io mi alleno per me stesso, non per le medaglie. E mi ha fatto comunque piacere vincere un argento. Ma la verità è che le emozioni... Una gioia! Ma vuoi dare una gioia al pubblico? Qualcosa che hai goduto nel video? Soltanto il primo gode, solo il numero uno. Il secondo è il primo dei perdenti. Ma è una soddisfazione. Sei come una donna totalmente insoddisfatta. Non riesci a venire con me, non riesci proprio ad avere un orgasmo. Che cazzo perché? Di metafora di merda. Perché non riesci a venire? Cosa devo fare? Che lui era bello pimpante, ho vinto primo posto, master 1, fangute. E io invece ero lì, secondo, con distacco di 100 kg, ma quando avevi dato 80 kg di no, distacco. No, tu 95 ho fatto. A parte i punti IPF, lui è più leggero di me e alza di più di me nel powerlift, poi in altre alzate no, ma in quelle tre ma lì... Ma io ti massacro in qualunque cosa se certo. Mi impegno. Sì, io scommetto che se mi metto a fare military press come non ci fosse un domani... Arrivi a 90 kg, oddio! No, arrivo a 100 e passa, poi bisogna vedere il peso potenza però, perché se tu fai 115-105 e io faccio 88 a 100 kg... Ascolta questa, io sollevai 100 kg di military press pesandone 93, tu quando pesavi 94 ti piantavi con 100 kg... Ho fatto 98, quindi ricordo, e sei anche più basso di me, quindi è un differenziale maggiore... Cazzo, sono basso? No, per il differenziale altezza peso... Ma se tu sei più largo... Hai ma più che base c'entra? Nella military press conta tanto la clavicola. Ma vaffanculo. Conta tantissimo. Ma figurati. I più grandi militaristi sono persone larghe. Tipo Klokov? Tipo Larry Wills? Ma che cazzo dici? Domingo? Non lo so, ci ho provato. No, dai, basta. Tu hai le tue caratteristiche fisiche, sei una star del powerlifting, vinci facilmente le gare e sii contento con quello che hai. Va bene, solo perché sono ubriaco sto giro, sennò ti facevo il culo su questa risposta. Non sono preparato. Ma clavicola è arrivato... Comunque, se tra una sborna e l'altra vorrai tornare a essere ospite del mio canale, sei sempre il benvenuto.
se tu tra una trasferta e l'altra in gara vorrai venire a dormire con me nel mio letto come ieri sera, a me fa sempre piacere. No, lui è molto gentile, mi ha dato il suo divano letto che si apre, ero bello tranquillo da solo. È stato molto ospitale, devo dire. Io sono sempre stato molto ospitale. Allora, vogliamo usare questi ultimi 5 minuti per chiudere questa... Mi ha pagato la colazione stamattina, un gentiluomo. Ok, appunto, vogliamo dire al pubblico, ai tuoi pubblici cagalisti, perché ogni volta che esce un tuo video mi dicono: Marco, cosa ci fai con Domingo? Disfatene, puoi fare meglio da solo, non lo sopportiamo. No, spieghiamo al pubblico, perché sennò per una volta per tutte, perché sì, io sono stufo sempre di ricevere... ce la faccio. Benvenuti a Domingolandia, una città in cui l'alcol è proibito. Anche il sesso. Taglia. Dicevo, allora, i cagalisti, cagalini, cagali, come li puoi chiamare? I cagaloidi? Fai tu il nome, tanto i tuoi io li chiamo. Vabbè. I marchetti, i pitti di turno, sostengono, perché tu in una live, lo smentiamo subito, sì, ti sì, dissoci, sì. Hai detto che io non offro le cene, non sono umano empatico con te e quindi non sono neanche un tuo amico e tu sei un mercenario. Ora, vogliamo smentire queste accuse? Prego. Io resto orgogliosamente un mercenario, però devo smentire. Di recente Domingo si è molto civilizzato, comincia a offrire cene, colazioni. No, cena no, però il pranzo sì, ma la certo, colazione te l'ho offerto tante volte, non viene a casa mia. No. All'Old Wild West. Old Wild West. Voglio sfatare questo mito, Domingo si è assolutamente riabilitato. È una persona a modo. Non è che prima non lo fossi, è che tu hai diffuso queste voci finte su di me. Mi dichiaro colpevole. Allora. Non voglio più rispondere. Diciamo anche al pubblico cosa mi hai scritto una sera, non so verso che ora era, da te, era, cioè mi hai scritto su WhatsApp. Sì, 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 sì. Dillo al gentile pubblico, così chiudiamo questa storia del mercenario. Vai. Sì. Prego, maestro. Allora, quando Domingo mi fa un bel lavoro, tipo montaggio, eccetera, io gli rispondo con dei messaggi molto affettuosi. Non era quello il contesto. Vabbè, comunque. Voglio che mi dici, tu mi hai scritto, dall'oggi al domani, Marco, in una sera di mezzanotte, col chiaro di luna, sì, mi ha lasciato un bellissimo messaggio su WhatsApp. Sì. Puoi ripeterlo, se no sembra che lo dico io per te. Sì, in un afflato di emozioni gli ho scritto: Domingo, sei l'unico vero uomo? No. Quella che tagliera. Sei l'unico vero amico che io abbia mai avuto in vita mia, ti voglio un sacco di bene. Non proprio così, ma per me ci mancava un piccolo particolare. Non solo l'unico vero amico. Mi hai detto sei l'unico vero migliore amico che abbia mai avuto. Il migliore amico che abbia mai avuto. In tutte le altre vite e più oltre. Un'iperbole molto caricata. Sì. E lui no. E l'hai detto in modo sincero. E lui non gli sembrava vero, quindi... Sì. Quindi possiamo dichiarare al pubblico che tu per me provi qualcosa. Certo. Io, Ugo, ti stimo moltissimo. No. Non è niente. No, alla fine è un buon diavolo. Gli porto un fraterno affetto, è un collaboratore... inestimabile dal punto di vista logistico. Quindi possiamo dire che cagalisti, che non è che cagalisti, se ti liberi di me seppelliamo... tu spicchi il volo, perché ma quasi che io ti tenga, cioè, loro dicono che io nei tuoi video voglio prevaricare, ti sto prevaricando. Vabbè, che tu sia, ti sto prevaricando, tu è una... ingombrante, sì, ti certo, sto prevaricando. Che cazzo, no, voglio dire, no, cioè Marco è qui in sua piena libertà, nessuno sì, gli sta puntando una pistola alla testa, sì, cioè lui decide, conduce, è libero nelle sue scelte, nessuno lo sta quasi, voglio dire... Non ho una baionetta alla schiena. Adesso dovresti stare zitto. Io anzi ero scettico sulla gara, lui mi ha convinto con la sua arte retorica a gareggiare, non me ne sono neanche pentito, ho fatto una bella gara, ho migliorato il mio totale, è stata un'esperienza formativa, istruttiva. Mi hai dichiarato, prima di questa gara, che sarebbe stata l'ultima, vogliamo smentire anche questa? Allora, a me piacerebbe continuare sul mio percorso di sviluppo fisico, se dovrò comunque fare delle gare, però il fatto che quando si fa una gara si rompe un po' una routine, ci si deve prendere del tempo di riposo. Allora, io non penso che tu oggi farai allenamento. No, è semplice. Io non è che se c'è una gara chiamo Marco. Io chiamo Marco quando c'è la gara, ovvero la gara che lo può valorizzare. Cioè è come se vedo il futuro, vedo Marco è campione italiano, Marco vice campione, Marco Pierre, ok, chiamo Marco. Cioè queste visioni alla Cassandra, no? Marco non le vede queste visioni. Sei anche una star di YouTube, non ci arrivavi se non eri intuitivo. Non è che se domani c'è una gara del cazzo io lo chiamo, anche perché da Brescia non lo faccio scendere. Però se c'è una gara che è disegnata su misura per lui, in cui si può fare un contenuto che lo valorizza, io lo chiamo. Questa se lui mi dice no, io
devo usare la forza. Quando uso la forza, tu lo sai che divento cattivo e poi tu, Marco, subisci. No, io mi sono sempre fatto grandi pirofile antiaderenti di cazzi miei, però se riconosco la bontà di un progetto, magari ci metto un po' a capirne l'efficacia. Anche più di un po'. Eh beh, se ero così sveglio e intelligente. Un mese per convincerti. Stavo quasi per minacciarti, poi dicono, Domingo, sfrutta i tuoi collaboratori. No, no, ma non ho rimpianto. Pici non è venuto, per esempio, e ho dovuto insistere con Marco. A Pici avrebbe fatto un buon piazzamento, secondo ho me. Ho fatto un calcolo, se avesse fatto tutto il best sarebbe arrivato terzo. Quindi prima gara, medaglia di bronzo. Ma magari forse gli serviva più tempo per prepararsi. No, non voleva come te fare una figura di merda. Vabbè, c'è da capirlo, c'è da capirlo. No, non c'è da capirlo, perché tu ascolti il vecchio maestro che ne sa più di loro. E io so quanto tu puoi rendere in pedana, so com'è il livello e io ti garantisco il podio. Io ti ho detto, Marco, se vieni... Se non vinci, ma poi glielo fai sicuro. E dato che c'ero io contro di te, si può dire che hai vinto. Però potevi perdere apposta e farmi la prima. No. Ti davo 5 no, euro. No, Marco, no. Andavi fuori gara. Non vendo la mia credibilità come la stata la Sbornia. Sto a posto, bene. Sento meglio. Bravo. Marco PT, alla prossima. Bene, a posto. Se sei congelato, io vado a farmi un bicchiere. No, ancora, bevi ancora. Tu sei scarso, tu non ti piaci allo specchio, perché sennò non saresti arrivato fino a qui. Avresti già cambiato canale, ma io posso darti una mano. La parola magica è Doom64, che non è solamente un codice sconto del 5 al 10%, ma è una chiave per poter avere forza, massa muscolare e non avere più infortuni. È semplice, posso mostrarti gli brand con cui collaboro. A cominciare dalla Strength Shop, che è un'azienda leader per quanto riguarda attrezzatura per allenarsi, principalmente con i fondamentali, dandovi combo rack, bilancieri, dischi e quant'altro. Sul sito della Strength Shop europeo, che consegna anche in Italia, potete acquistare tutto quello che volete col mio codice. Ma ovviamente non vi basta, perché tu vuoi avere l'addome forte, tu vuoi avere le ginocchia sane, tu vuoi spancare in sicurezza. E perché non comprare allora ginocchiere, cinture e polsini della Insane Stone? Stavolta con il 10% di sconto. Come sei messo con la dieta? Non riesci a soddisfare i tuoi bisogni proteici? C'è la Zec Plus. Io utilizzo proteine, creatina, multivitaminici, acquistabili sul sito della Zec Plus. Col mio codice anche lì avete un 10% di sconto. Però sento che manca qualcosa, qualcuno che possa istruirvi, qualcuno che possa darvi un programma, possa correggere i vostri errori, le vostre disfunzioni motorie. In questo caso domingopoliandri.it, potete comprare i miei servizi, i miei pacchetti di coaching, oppure se preferite non passare per il sito, potete scrivermi in privato su Instagram. Tu pensi di saper fare tutto da solo, e allora fai come cazzo. Fai da solo, ma non senza almeno un minimo di guida cartacea come questo libro, Powerlifting. Con programmi e tutto il resto, non senza un videocorso come quello che puoi acquistare sulla piattaforma FitnessX, che risponde a tutte le tue esigenze a livello sportivo. Ancora non ti basta? A questo punto allora non comprare nulla, vai in palestra, ma per evitare di avere rotture di coglioni dal personal trainer incompetente di turno, ti conviene prendere questa maglietta. Perché andando in giro con questa, nessuno potrà più dirti nulla, perché sei Domingo Approved e la puoi prendere sul sito della AMMO con il mio codice sconto DOOM64. Se comprerai almeno 50 euro di prodotto tra uno di questi brand, io, tramite questo telefonino, ti correggerò qualunque video mi manderai in chat Instagram, insieme alla ricevuta d'acquisto. Squat, punk e stacco? Te li correggo tutti e troverò la soluzione al tuo problema. Così sarai contento. Quindi, che stai aspettando? Usa il mio codice e non te ne pentirai.